Un anno fa, ad inizio pandemia, ci occupammo di loro raccontando le difficoltà di un lavoro che in pieno lockdown sembrava destinato a drammatiche perdite. Siamo tornati ad incontrare i tassisti di Ostia per capire cosa è cambiato e come. Il lavoro stiamo ancora intorno al 40%, 45% di quello che era l'effettivo di un paio d'anni fa. Il taxi in questo periodo soprattutto viene utilizzato da persone anziane e non automunite per fare i vaccini, per esempio. C'è sempre bisogno di accompagnare delle persone che devono fare delle visite, dei vaccini, dei tamponi e comunque siamo sempre presenti. Certo. Quindi molto del vostro lavoro è a disposizione di chi deve andare in Esatto. ospedale, chi ha bisogno che rimane solo a casa, deve fare il vaccino, non sa come fare. Esatto. Stiamo lavorando maggiormente su questo settore, in attesa che magari si apra un po' l'aeroporto e che finisca anche un po' il smart working, anche perché lo smart working ci ha un po' bloccati, nel senso che tanta gente ormai lavora da casa e si sposta molto meno frequentemente come era prima, insomma. Qualche suo collega mi dice che vi chiedono il taxi, insomma chiamano il taxi tante persone che per esempio devono andarsi a fare il vaccino. Vaccino, facciamo vaccino, sì, portiamo le persone a fare il vaccino, ospedali, tutte persone anziane, Quindi che si Abernobile. pagano pure il taxi, Porelle, voi vi mettete in fila con loro? Sì. No, a volte li aspettiamo, invece a volte li andiamo a riprendere quando ci richiamano. All'inizio del lockdown molti tassisti montarono dei divisori nelle macchine, applicazioni posticce, che non sono però mai state omologate e non sono obbligatorie per legge. Anche per questo, in alcuni casi, il plexiglass è stato smontato. Una parte che preferisce questo divisorio, una parte che preferisce non averlo. E addirittura ci sono delle macchine che hanno dei divisori troppo sigillati. E comunque noi abbiamo tutte le opzioni, perché abbiamo quelli completamente sigillati con la parte posteriore, abbiamo quelli sigillati a metà e qualcuno non ce l'ha, ma non ce l'ha perché non vuole metterlo, è perché abbiamo degli utenti che preferiscono non avere questo divisorio, sì. Per i divisori, per i tempi delle igienizzazioni e per tutte le altre misure di sicurezza, la categoria è stata un po' lasciata al fai da te. Probabilmente regole imposte dall'alto e più dettagliate avrebbero favorito il lavoro e, perché no, anche i clienti.